Finisce con la traversa di Milenkovic la partita, con un italiano che vuole spiegazioni, non so per quale motivo, con una Lazio che si è abbassata troppo e con una Fiorentina che finalmente inizia a giocare come vuole l'italiano, proprio nel secondo tempo, perché nel primo tempo, ragazzi, primo tempo bruttino da parte dei Viola, qui Barak Spitz, arriva Milenkovic. Prende traversa Piero. Potrebbe essere la rinascita di Barak questa partita, perché anche nel primo tempo ha fatto movimenti interessanti, più nel centro del gioco di Tagliano. E dicevo, primo tempo iniziato con l'1-0 della Lazio all'ottavo minuto su sviluppi di calcio d'angolo, trivela di Nicolò Casale che inchioda. E terracciando sulla linea 1-0. 1-0 e la Fiorentina tira tre volte fuori dall'area, non entra mai in area perché, ragazzi, la Fiorentina non attacca l'area, resta sempre fuori dall'area e tre tiri, uno di Nico Gonzalez che finisce di poco fuori, uno di Jovic parato da Provedel e uno di Kwame, se non ricordo male. Kwame, partitaccia oggi, partitaccia, anche perché viene subito cambiato, entra Saponara che cambia la partita e, ragazzi, il gol di Nicolás Gonzalez. Che gol ha fatto Nico Gonzalez dalla mattonella dei 20 metri, un arcobaleno su cui Provedel non può far nulla. 1-1, la Fiorentina gioca, la Fiorentina esce col suo palleggio di italiano, Barak sempre al centro dell'azione, Barak che crea superiorità lì sulla tre quarti nelle linee, la Lazio che ha paura ma nello stesso tempo attacca per il 2-1 e ci va vicino una volta con Felipe Anderson, una volta con Immobile subentrato a Pedro, se non ricordo male. Terracciano viene graziato e ragazzi, questo 1-1 inchioda la Lazio a 38 punti e aspettando Napoli-Roma, l'Inter è saldamente al secondo posto. Beh, se la Roma fa il colpaccio, Roma seconda, Inter terza per lo scontro diretto, ma farebbe accorciare ancora un po' di più la classifica rispetto a Napoli, ma non si vince lo scudetto, non si vince, tranquilli che non si vince, però è per movimentare un po' il campionato la sfida di stasera. Questa sfida, come detto, la Fiorentina mi è piaciuta nel secondo tempo. Bisogna ripartire da italiano in questo secondo tempo. La reazione c'è stata, la reazione di squadra c'è stata, ci è piaciuta, soprattutto ai tifosi neutrali, soprattutto ai tifosi che speravano che la Lazio perdesse un po' di punti, interisti compresi, Nico Gonzalez è un fattore in più. È un fattore in più per questa Viola. Ranieri, oltre al gol subito, un'onesta partita, è uscito per crampi. Sirigu, prima esultanza in Viola con i nuovi compagni. Tra l'altro, Brekalo non era della partita. Iconé è entrato ed è stato murato da Zaccagni. Questa occasione non ve l'ho detta. Una bella palla di Saponara dentro, Iconi arriva, ma Zaccagni scivolata, chiude tutto e poi c'è la traversa di Milinkovic. Sicuramente avesse fatto gol la Fiorentina, era una vittoria meritata. Meritata perché ci hanno creduto fino alla fine, la Lazio si è abbassata troppo. L'ultimo attacco della Lazio all'88esimo, se non ricordo male. Vai. Così, primo tempo Lazio, primo tempo, secondo tempo Fiorentina, pareggio giusto, però attenzione perché gli episodi potevano
cambiare assai la partita. Una mano di Igor non vista dall'arbitro, simulazione giusta, dato il giallo a Saponara alla fine. Ottimo l'arbitraggio, ragazzi. Oggi bisogna dire ottimo l'arbitraggio. E niente, per questo è tutto. Ci vediamo dopo, tra poco, su Calcio Champagne per Roma-Napoli, per Napoli-Roma. Boh, mi ricordo. No, Napoli-Roma. Sì, perché la Lazio ha giocato in casa. Sono arrivato di capoccia. Like, commento, iscrizione al canale, qui da Daniele Nerazzurro è tutto. Iscrizioni importantissime. Link del mio profilo Instagram per seguirmi anche lì. Ci vediamo tra poco su Calcio Champagne per il Big Match tra Napoli e Roma.